E buonasera a tutti, benvenuti in questa ennesima sessione di Ose, episodio 8, le sale del re sanguinario, ormai sempre più sanguinanti, in compagnia dell'incommensurabile arbitro e gestore della linea, Master of Masters. Ciao caro, bentornato buonasera. Tra di noi. Grazie, e non so se sarete bentornati voi, però buonasera. Probabilmente siamo tornati, poi quello che succederà, succederà. Come sempre, e in compagnia invece dei soliti Loto, Gunt, Yamo e Moses. Uno di qua, uno di là, uno su, uno giù, insomma, siamo sempre noi. E siamo belli incattiviti stasera. Prezzo, insomma. Esatto, qui, qui e lì. Bene. Sto vedendo, scusami, che uno ha detto che è in ritardo, ma c'è, quindi possiamo incominciare. A questo giusto, punto. Se c'è Yumiko possiamo giocare. Io direi che possiamo andare secchi con la sigla, perché stiamo arrivando proprio... E lancerei la sigla! Master of Masters, tutti tuoi. Buonasera di nuovo. La scorsa puntata il nostro gruppo ben nutrito ha deciso di salire al piano superiore. È salito su quello che sono delle scale che miagolano, piangono, urlacchiano, gemono quando vengono calpestate, e sono salite al piano superiore. La nostra bella mucchiata ha appena finito le scale e ha svoltato l'angolo. Davanti a loro un enorme corridoio corre verso sud e sembra ad un certo punto svoltare nuovamente. A voi la parola, ragazzi. Bene, io sono insieme a Melvin. Tu dove sei? Caro armatino ambulante, dove sei? Io sono sopra. Dietro di te? No, sopra. No, pensavo sopra di me. Sopra? Ti porto in spalla. Sei un piccolo Yoda. Non sarebbe male, in realtà. Ma pesi troppo con l'armatura. Effettivamente sì. Ma allora, io però vi ricordo che, ragazzi, qua siamo al piano di sopra. Vi ricordate cos'è successo? Che ho provato a scavalcare e è stato colpito da una pianta terribile. Non vorrei che sia in questa direzione. È molto probabile. Potrebbe essere, però era all'aperto, se non sbaglio, c'era un balcone, una roba del genere. No, perché io ho aperto la finestra e sono entrato, e quando sono entrato mi ha attaccato. Quindi era all'interno. Era all'interno. Mm. Ok. Ma proseguiamo. Nel dubbio io passerei molto molto cauto. Io arrivo fino all'angolo e mi sporgo poco poco guardando. Sì. Noi lo seguiamo tipo stalker. Io resto dietro con passo lento. Cioè, nel senso che vai piano? No, sì, è una piano. Chi va piano va sano e va lontano. Stiamo discutendo io e passo lento di questa grande perla di saggezza, grande verità. Avanzi, ti affacci senza alcuna precauzione e vieni investito da una folata di aria, anche se l'aria che ti cinge il viso, che ti arriva intorno al corpo, non porta aria fresca, ma sembra aria leggermente marcescente, ma è aria esterna. Nel contempo vedi che la tua vista si affaccia su quello che è un terrazzo. Vedi oltre? Certo. Riconosco da dove ero passato, dove mi ero precato la pianta in faccia. E a sto punto... No, aspetta. Fai un tiro intelligenza, perché la pianta lì non si vede. Beh, però il terrazzo sì. Il terrazzo, te ti sei affacciato, sei stato colpito e sei scappato. Giusto. Allora, 8, superato. 3 minore, superato, perfetto. Riconosci essere una parte del terrazzo che hai esplorato poche ore prima? Quindi vedi che era un balcone. Vedi? Era all'aperto, non era al chiuso. Il fatto che non sappia usare le parole non vuol dire niente. Io mi giro e sussurrando vi dico: potrebbe essere dove c'erano quei nemici. Avete del diserbante? Guardo, tiro fuori il mio zaino e inizio a ravanare. Io ho della passanta, un paletto, dell'aglio. No, diserbante no. Non so neanche. Peccato. Quello che usano i nani per buttare giù la tua foresta. Cosa devo sopportare le mie orecchie? Molto dure. Andiamo. Quindi pensi che lì ci sia quella cosa che ti ha fatto quel bel segno? Tra l'altro, molto pericolosa. Mm.
Beh, non ci sono altre porte? Prima? No, assolutamente. Non c'è altre porte, o almeno da dove lui vede non nota altre porte, altri accessi. Beh, procediamo, ragazzi. Io però manderei avanti il nostro piccolo affilato. Carro armato. Affilato. Barile. Di metallo su due zampe. Barile di metallo. Che cosa sono, un acciaino? No, io cambierei il nome in boiler, però insomma... Sì, cioè... No, sei un vaso combattente. Ecco, bello, mi piace vaso combattente. Un barile combattente. Questa qua è una citazione di Elden Ring. Va bene, dai, allora vado avanti. Sì? Melvin va avanti. Scudo alzato. Sì? Contro la pianta della morte. Contro... Magari la pianta è andata a farsi un viaggetto da qualche parte. No? Ah, per carità, sì. Assolutamente. Procedo a questo punto sull'uscio, possiamo dire, tra il corridoio e... Sì, c'è un'apertura, non c'è nessuna porta. Ok, va bene. Tratteggiata ad indicare che come se fosse un arco. Ok, allora io avanzerei fin lì per vedere la situazione com'è. Sì, ti affacci e noti subito tre cose che ti balzano agli occhi. Innanzitutto, proprio lì vicino a te c'è un telescopio, alquanto strano, perché... è molto grande, è messo su un treppiede e fatto di argento ed oro, e è puntato verso qualcosa in alto. Le fatture sono come non l'hai mai visto, perché ha parecchie punte che spuntano dal lungo telescopio, e anche i treppiedi sono ornati di oro e argento. Oltre una pianta carnivora alta 2 metri, qualcosa del genere, con tantissime fronde che continuano a muoversi lentamente, senza però protendere in avanti, si muovono come se fossero soggiogate al vento. Dietro quella che è una poltrona consunta sul marrone scuro, e oltre la vista su questo giardino che forse un tempo doveva essere magnifico, ma che adesso assume questo rosso cupo sangue che inquieta moltissimo la vista. Ok, dato che siamo a una distanza di sicurezza, chiamo Gastone. Io accendo una torcia. Accendi la torcia? È una pianta. Sicuramente il fuoco non gli ma fa bene. Ma in combattimento? No, appunto. E quindi l'accendo prima di essere in combattimento. Doverosa. Io ti guardo, estraggo un'ampolla d'olio. Yes. Ti dico... Beh. Tiro io, va? Quindi... Io mi giro... Io la lancio io, volentieri. Io mi giro verso Cedric e dico, ma che cosa stanno... Voi tenete quella torcia dietro l'angolo, vai tranquillo. Penso vogliano bruciare direttamente quella strana pianta. A quanto pare ha avuto un incontro molto ravvicinato. Conoscendoli, probabilmente bruceranno tutta la magione. Ma... Esatto, fate attenzione, vi prego. Tranquillo, sono molto preciso. Allora, io tirerei un... Aspetta, dimmi tu. Aspetta. Dubito. Aspetta, io tirerei iniziativa. Okay. Tiriamo iniziativa. Allora... È di fazione, ragazzi. Ah, di fazione? Chi ha tirato? Okay. Ha tirato Melvin per tutti. Melvin. Sì, sai che quello più avanti. Sì, perfetto. È di fazione, così accendiamo. Okay. E per vostra fortuna 5 ho fatto. Perfetto, quindi tocca a voi. Se qualcuno avesse intenzione di lanciare degli incantesimi o effettuare attacchi a distanza, attacchi a distanza. Perfetto. Con la botticina. Prendi la tua ampolla? Tiro l'ampolla d'olio verso la pianta. Perfetto, un bel tiro per colpire, e è un tiro a classe armatura 9. Allora, io ho fatto 18 più 1 del mio modificatore, quindi direi che a classe armatura 9... Assolutamente, riesci a colpirlo in abbondanza. Vedi che la tua ampolla vola nell'aria e quasi tutto è sospeso per un attimo, perché rotola, e si impatta completamente col corpo principale della pianta, che si cosparge interamente di olio.
questa azione vedi che le procura noia, perché incomincia a muoversi convulsamente, e se mai non vi avesse visto, in questo momento i suoi tentacoli cominciano a protendersi verso di voi. Altra azione a distanza. Qualcuno? Torcia, Marco. torcia. Ma adesso siamo in combattimento. Tirala, è già accesa, tirala. E tu ce l'hai la torcia, mica io. Tirala, sono a fianco a te, tirala. Te la posso passare? No. Allora, prendere un oggetto è considerato un'azione in combattimento. Ok. Prendere un oggetto da un altro compagno. Quindi. Dai, semplicemente tiro fuori l'arco lungo. Sì. Incocco la freccia. E colpo. E vorrei colpire. Scocco. Poi quello che succede, succede. Vediamo. Quel che capita, capita. Uno. Bene. Allora, da stasera. Uno. Come sei messo, il nostro caro amico che ha tirato. Testa e tirato l'ampolla? Dai, sono dire che senso. Decisamente. Io farei guardare la mappa, vedendo che c'è un Melbin davanti al Gunt, al Gastone. In realtà è tutta l'agonia che mi hai fatto provare in tutte queste sessioni, e si è scaricata con l'arco. E poi si gira. Esatto, dici. E Gastone davanti a Spo. Allora, no, a parte gli scherzi, la tua freccia parte. Solo che ha un andamento strano, perché devia istantaneamente verso la spalletta del terrazzo, colpisce in cima alla spalletta e torna indietro verso di voi in maniera abbastanza veloce. È strana, direi. Rocambolesca. È una freccia a chiocciola. È una freccia a chiocciola. E siete fortunati, perché colpisce ai vostri piedi. La freccia si spezza, e secondo me avete un attimo un brivido che vi percorre la schiena tutte e tre. E il fuoco. La torcia, sì, non le frecce. E a questo punto c'è qualcun altro che vuole cimentarsi in attacchi a distanza? Va fine. Va bene così. Lo sfidiamo oltre la sorte. Passo, cos'è? Passo. Niente, direi di no. Ok, no. Qualcuno decide di andare in corpo a corpo? Vado io. Ok, vai. Quindi ti avvicini alla pianta, che in un qualche modo vedi che si sta muovendo. È diventato un alberello. Vabbè, è l'unica icona che c'è. Sembra simpatico dall'icona, ma in realtà non credo che lo sia. Per niente. Quindi vai in corpo a corpo, ti avvicini. Sì. Prego. Sì. Vai, Melvin. E un bel tiro. Ok, mi è caduto per terra, ritiro un altro da 20. Alt. Guardo per terra? Sì, non si tocca. Allora scompaio un attimo. È la punizione. Così impari a tirare i dadi fuori dal... Dal vivo sarebbe dal stato... Dal vivo diciamo sarebbe poco. Stato uno, eh? Dal vivo sarebbe stato uno, eh? Ah. Al tavolo, i dadi... Ai miei tavoli, i dadi che cadono in terra sono fallimento. Ma io ho solo il mousepad di spazio per tirare i dadi. Dovrei iniziare a farlo anch'io. È una piccola home rules che basta comunicare quando si incomincia la sessione, che i dadi in terra sono fallimento. Perfetto, il tuo colpo arriva a segno, tira i danni per colpire, e vedi che è anche abbastanza facile ferire quest'arma, nonostante tu provi con un impatto violento a colpirla. I danni che li procuri sono molto semplici da fare. Okay. Danni quanti? 3 in tutto, contando il più uno dell'arma. Perfetto. Una parte di un tentacolo che si sta protendendo in avanti verso di te viene sfilacciata, ma è sempre lì bello vivo, che si muove e verrà a colpirti sicuramente. Gli altri membri del gruppo cosa fanno? Allora, Bitorzolo direi che per il momento lo lascio un attimo qua a capire come si muove. Ha un'arma a distanza, Bitorzolo? No. C'hanno tutte e tre armi in corpo a corpo? Beh, però gli dico di accendere la torcia. Ok, così gli passi te una torcia? Gli passo io una torcia.
Ok. Cioè, anzi, gli dico prendi nello zaino una torcia, così non faccio proprio niente. Ok. Perché te non gliela puoi passare. Infatti. Okay. Dico prendi la torcia dallo zaino. Perfetto. E io dico, quindi a passo... Ah, accendigliela. Ma c'ha l'acciarino a passo lento? Non lo so, devi dirmelo tu. Se non ce l'ha, gli passerei il mio. Ce l'ha. Il passaggio okay. È comunque sia un'azione. Mm-hmm. Okay. Lo zippo bene. Portatile da dungeon. E poi, niente, poi dico... Melvin, torna indietro. Adesso lanceremo la torcia. che se va come la freccia. io me la vedo già la torcia conficcata in mezzo alle mie sì. No, ti rimane, secondo me ti rimane qui dietro alla tua armatura incastrata e che non possiamo dire altro a quest'ora perché... Ma per fortuna che la torcia la tiro io assolutamente. Mm-hmm. E nessun altro fa azioni? Per ora no. Perfetto. La buona pianta carnivora, che adesso ti rendi conto maggiormente della sua potenza, della sua forza, ha tantissimi tentacoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spuntano come se fossero dei funghi e tutti provano in un qualche modo a prenderti. E incomincio la selva di tiri di dadi. Allora, col primo niente, col secondo niente. E là, col terzo 20, non lo subiamo. 20, assolutamente, e non solo. E vedi che un tentacolo, un ramo di questa pianta ti afferra, ti fa un danno, okay. E non solo, comincia a stringerti forte e senti che in un qualche modo continuerà a ferirti successivamente. Il secondo, il quarto prova a colpirti, 19 ho fatto. Dopodiché i due più grossi, vedi che spuntano due tentacoli, due rami che non avevi ancora visto, sono più uncinati e sono molto più larghi. Tutte e due purtroppo non fanno danno, assolutamente. Tocca a voi, armi a distanza. Ok. Gastone? Microfono. Non ti sentiamo. Lancio la torcia accesa. Con Melvin attaccato, aggrovigliato alla pianta. Sì. Signori, signori, ci ho messo sotto ossessioni, ma un 20 è uscito. Vale. Solo questo. Però la domanda che ti faccio, volevi colpire la pianta o Melvin? Guarda, fosse stato l'elfo mi sarei posto il dubbio, ma Melvin mi gli voglio bene. Grazie, perfetto. Non moletta per gli orfanelli, non te la toglie nessuno. Grazie. Pessimo. Io volevo dartela, invece adesso no. La torcia rotea in aria, comincia a roteare e man mano che si avvicina, Melby, hai una sensazione strana. Senti del calore alle tue spalle, lo senti sopra la tua testa e la torcia colpisce la pianta che incomincia a prendere fuoco. Fuoco tutto intorno, divampa il fuoco sulla pianta e non solo. Io da elfo, con una vista incredibile che ha appena ciccato tremendamente un tiro con l'arco, cerco, ovviamente anche se non esistono i colpi mirati, di colpire ipoteticamente il ramo che sta cingendo Melvin, in modo da cercare di liberarlo. Questo... narrativamente parlando, Guglielmo Tell Fantasy. Esatto. Faccio un 16 più, quindi lo colpisci? Sì, perché c'è anche destrezza. No, destrezza. E c'ha il bonus, c'ha il bonus su destrezza. No, non ce l'ho. Scherzavo. Okay. 16 e basta. Ma un elfo senza bonus alla destrezza, ma dove si è mai visto? Vabbè, ha bonus a tutto il resto, cioè. Mago. È un mago. Tu Melvin. Ce l'ho Mazinga. Io il bonus alla destrezza. Melvin Mazinga inizia sempre per M. Cioè Melvin c'ha il bonus a tutto? Melvin Zinga. No, la costituzione no, però. Poverino. È alto, perché effettivamente è alto un metro, se aveva... Anch'io ce l'ho il bonus alla costituzione, il problema è che è negativo. Esatto. Al contrario. È comunque sia un bonus. Okay. Assolutamente, per il master. Esatto. Allora, colpisco, quindi ho in cocco la freccia. Un di 6? Sì, cerco di mirare appunto il ramo. Il tentacolo, sì. Il tentacolo.
vorrei dirti che è stato abbastanza rischioso. Qualcuno suggerisce la palla di fuoco? Forse... Sì, grazie. Non che non ci abbia pensato, eh. Allora, gli faccio 4 danni. Ok, non male. Una parte di questo tentacolo vedi che comincia a rompersi, di questo ramo uncinato che cinge il corpo di Melby, comincia a rompersi, ma non si è ancora rotto definitivamente. Beh, magari gli ho dato una mano a liberarsi. Assolutamente. E prossima distanza? Nessuno pensa non c'è la distanza. Sono in corpo a corpo, quindi ok. Io sono lì a dare il supporto morale. Ma i vostri seguaci non sanno tirare dalla distanza? Nessuno, mi spiace. In realtà il mio seguace ha una grossa ascia a due mani. Non so se può essere tirata dalla distanza, ma ci sei tu davanti, quindi eviterei. E corpo a corpo? Io. La prima cosa che faccio è cercare di dare una martellata a questo ramo di modo da staccarmi dalla pianta. Perfetto. 13 più 1, 14, sì. Sì, e colpisci classe armatura. Sì, sì, assolutamente. Lo dico subito. Sì, no, ma lo so cosa colpisci. Ok, va bene. C'hai tacco 17, lo facevo per il pubblico. C'hai tacco 17, quindi con tutti i tuoi bonus, tri bonus, quadri bonus. Ho fatto 3 più 1, 4. Ok. Il ramo riesci a reciderlo di netto, che si stacca, non prima di infliggerti 3 punti ferita. Aia. La barra scende. Infatti è quello che stavo studiando. Melbina, quanto sei? Quanto sei? Io mi sto studiando i danni che mi stanno facendo. Sì, sul totale, dici... Sono 7 danni su 22 punti ferita. Quindi sono a 15. Un terzo è sceso. Ma stiamo facendo una lezione di matematica? Anche. Corretto. Infatti ho aggiornato la tua barra, Melvin. Sempre più vuoto. Sei sempre più piccino. Mamma mia. Per fare una citazione, il tuo sforzo è più grande del suo? Sì, esatto. Aia. E pensa che non abbiamo ancora incontrato il vero nemico. No, cioè è una pianta, vorrei ricordarselo. Sì, infatti, cioè... Ma non è questo il re sanguinario? Un po', secondo me, è un po' un vegetale. Allora, visto chi è che ha tirato l'olio, io. Gastone, tira il D6. Tiro un D6. 5. Ok. Killer di piante. Assolutamente. Il fuoco divampa sempre di più sulla pianta e vedi che brucia maggiormente di quello che tu ti aspetteresti, eh? Forse in un qualche modo la pianta non tollera così tanto il fuoco. Alcuni pezzi di ramo cominciano a cadere bruciati, morti in terra, e alcuni rami che si stavano protendendo verso di te interrompono il loro del movimento per cadere in terra. Ma non è ancora vivo? È ancora vivo, ma non per molto. Pochi rami sono rimasti mobili e provano ad attaccarti, Melvin. Mm-hmm. Il primo non riesce, il secondo fa un 1 e si intreccia intorno ad un altro ramo, come se si intrecciassero. Il quarto, perché giustamente il terzo non ti attacca, e solo un ramo di quelli più grandi è rimasto che prova a cingerti, e neanche lui ce la fa. Di nuovo a voi. Vai, Gastone. Gastone a questo punto usa l'arco. Vai. 15 più 1 a distanza 16, quindi direi che... Colpita. Presa di 6, giusto? Arco. Sì, di 6. Nessun bonus poi. Vabbè. Ne tiri a distanza, a meno che l'arma non abbia un bonus magico. Ok, 6. Il mitico dado unicorno diventa un killer. Questo dado lo uso solo per le piante. Assolutamente. La tua freccia vibra nell'aria, passa vicino alle orecchie di Melvin, si inerpica nel fuoco e centra la pianta carnivora
proprio nel mezzo del busto, che in parte si apre e cade in terra, finendo di bruciacchiare ai piedi di Melvin. Molto bene. Gunther, se vuoi ti do ripetizioni con l'arco. Beh, dai, non ce la siamo vista così tanto brutta. Ho quasi visto Melvin. Questo era il figlio, poi adesso arriva la madre. La pianta madre. Di Gunther. È quella, no, è nel giardino, ma riesce ad attaccarci fino sopra. Ma non abbiamo una pozione, una cura, qualcosa per il nostro caro amico Melvin, che lo vedo messo un po' male. Sì. Ah, pensavo per la pianta. Così la massimo di nuovo. Mi sembra sì, un po' secca questa pianta. Io ne ho una. Ah, grazie. Che appunto avevamo trovato precedentemente una pozione di cura. Sì, credo che sia meglio arrivare il più preparati possibile a quello che stiamo per incontrare. Sì, fai guardare quella ferita. Ok, mi avvicino. Grazie, Cedric. Tu sì che sei un bravo uomo. Grazie. Tu sì che sei un bravo mezz'uomo. Bene, ci spostiamo e guardiamo. Lasciamo la pianta bruciacchiare. Esatto. Bevi sta pozione. Butta giù tutto. Butta giù tutto. Dai, dai, dai. Che fa bene. Vai. Non so quanto faccio la pozione. Un di 6 più 1. Un di 6 più 1. Vediamo se la barra sale. Dai. Dai un po'. Almeno per finta, 4, giusto per dargli. Più 1. Ah, no, volevo fare come 5. 1. Non ce l'ho fatta. Adesso ho 20 punti ferita su 22. Vabbè, io lo metterei a tanto. Sei lievemente ferito. Sì, ho giusto un graffietto. C'è un graffietto. It's a flesh wound. In realtà tutta sta roba è solo per farmi usare le barre, dite la verità, perché è divertito. Esatto. Adesso ci marchiamo da soli e ci ricuriamo. Esatto. Sì, però poi dopo finiscono le pozioni. E tra l'altro, cose, non c'è nessun chierico, vorrei ricordarvelo. Scusa. No, vai. Io mi guardo attorno e dico, bello, abbiamo distrutto la pianta, ma dov'è? Padrone? No, non il padrone, la nostra amica. Seleana, ci manca Seleana, è vero, hai ragione. Seleana è stata lì dietro a voi, okay. In un qualche modo non era attratta dalla pianta carnivora. Come vedete, i suoi occhi è come se in un qualche modo cercassero sempre vampiri. È un qualcosa, e era un po' disgustata da quello che era la presenza di questa pianta carnivora. Per me ovviamente è un abominio, io che vivo quello che dicono loro. Ho dei problemi così. Ma sono anche abbastanza incuriosito da questo tipo di pianta, quindi immagino che ormai sia un mucchietto di cenere. Sì, quindi assolutamente. Avrei voluto prendere un campioncino o un qualcosa, ma no. I tuoi compagni l'hanno passata per il fuoco. Va bene. Però c'è questo, sembra un bel telescopio. Sì. Ti avvicini al telescopio? Immagino che tu ti avvicini, giusto? Sì, adesso che cautamente, ci sei vicino, ovviamente. Adesso che ci sei vicino, è il classico telescopio con una lente dove poter guardare dentro, con tutte queste fatture oro e argento che lo rendono molto molto pregiato. Se ci fosse un nano sapreste prima quanto può valere. Ci fosse un nano quanto potrebbe valere, ma ahimè in questo gruppo i nani non sono ammessi. Però Gunther, vedi che è di pregio, tutto questo oro e argento, ma ha proprio tutte le sembianze di un vero telescopio che sta puntando da qualche parte. Da qualche parte, a occhio nudo, vedo più o meno in che direzione sta puntando, cioè c'è un qualcosa in corrispondenza di dove sta puntando, senza occhio... mettere l'occhio nel telescopio. No, a occhio nudo non vedi, però vedi che punta nel cielo, che non è stellato, perché incomincia ad imbrunirsi, ma non è ancora, non sono ancora presenti le stelle. Non spiava qualcuno comunque. No, è puntato verso il cielo, da qualche parte. Perfetto. Allora a questo punto, senza muoverlo, quindi lasciandolo nella posizione in cui è, metto l'occhio nell'oculo e cerco di capire cosa si può vedere lì dentro. Attento che non esca nessuno spunzone.
Posso dargli una scuzzetta fortissima alla testa mentre... A me? No, no. All'elfo. Con l'ogro. Se non ci arrivi alla testa, Halfling. Posso sempre saltare, ricordatelo. Sì. È sulle tue spalle, ricordatelo. Ho bonus a destrezza, scalo abbastanza facilmente. Allora, se tu vedessi l'immagine, che è stupenda l'immagine che è nell'avventura, che non sveliamo per il pubblico, ti renderesti conto che ti avvicineresti con più cura, molto più lentamente, perché effettivamente c'è tanti spunzoni. Però ti avvicini, e quando ti avvicini per un attimo, guardando, hai la sensazione che questo telescopio punti verso quella che è una stella verde grande, e alcuni istanti dopo la stella comincia a cambiare forma e si trasforma in quello che è una persona dal viso bianco scarnito, che è soggiogato ad un'altra che in un qualche modo sembra che la stia frustando, picchiando, umiliando, perché vedi che lui abbassa la testa, e un anziano, forse un vampiro più anziano, in un qualche modo sta infierendo su di lui, fin quando a un certo punto questa persona che subisce arriva da dietro a questa persona anziana, a questo vampiro anziano, e lo strozza fino a che non esala l'ultimo respiro, mettendosi in testa subito dopo quello che è una corona o un qualcosa. Assolutamente. Quindi ho fatto la conoscenza con il re sanguinario, probabilmente. Non lo so, hai visto che c'è una qualcuno, corona, qualcuno che ha detronizzato un altro. Un altro, ok. Ok. C'è qualcosa di particolare d'altro? Cioè, si vede una stanza, si vede qualcosa, o è tutto molto... Allora, da dove siete, guardando oltre, ti rendi conto che c'è un enorme corridoio che è davanti. No, io dicevo nella visione che ho avuto. No, scusami, non vedi una stanza, hai proprio questa immagine. Sono solo queste figure, ok, un po' etere. Queste figure, il contorno... Il contorno è molto sfumato, molto sfocato. È come se ti stessero proiettando in primo piano praticamente questa scena fra queste due figure. Okay. Allora tolgo, mi allontano quindi dal cannocchiale, cioè dal cannocchiale, da quello che è il monocolo, e mi giro verso Gastone e gli dico: non è un telescopio normale, credo. Penso di aver visto qualcosa che non sia prettamente il cielo. E credo anche che per i tuoi orfanelli questo oggetto valga parecchio. Guarda, grazie amico elfo, non potevi dire una frase migliore. Stavo proprio pensando che lo volevo donare alla biblioteca per lo studio delle stelle degli orfanelli. Guarda, quindi... prima di smontarlo, dacci un occhio comunque. Guarda anche tu. Che devo fare? Ti do un occhio. Dimmi se vedo la stessa scena che ha visto lui o vedo qualcosa di diverso. Sì, vedi la stessa scena, assolutamente. Solo che a un certo punto è come se ci fosse un cambio, sai, una sfocatura, un fade out, fade in, e una donna con i capelli riccioluti, lunghissimi, sta piangendo, in un qualche modo si sta guardando intorno e continua a piangere, si guarda intorno e piange di nuovo e sembra emettere un grido, perché il tutto è senza sonoro, è un video muto, non c'è sonoro. E dopodiché poi questa scena torna sull'immagine di quello che è il re sanguinario che strozza la persona più anziana, il vampiro più anziano, per prendere di nuovo la corona. Io mentre vedo, racconto quello che vedo. Io non l'ho visto. Ma mi interessa molto. Butta un attimo un occhio qua. Cedric. Cedric. Soprattutto no, è anziano, ricordiamolo. Non sei anziano. Ormai lo è diventato anziano.
è solo giovane. Perché il primo era anziano, questo qua deve essere anziano. Dovrebbe farlo solamente personaggi anziani. Altrimenti possiamo, la barba bianca. Altrimenti possiamo ovviare, eh. Possiamo uccidere personaggi e partire da personaggi anziani, non c'è problema. Esatto. Sì. No, comunque sono molto attratto da questa cosa, soprattutto perché dico, adesso con questo mio nuovo manto potrei in realtà prendere a quanto pare le sembianze di altre figure. E potrebbe esserci utile magari avere qualcuno che si spaccia per il re sanguinario se incontriamo altri vampiri. E allora metto l'occhio. Ok, metti l'occhio e anche tu vedi la stessa scena che ha visto Gunther all'inizio, questo vampiro presumibilmente anziano che infierisce su uno più giovane e poi il vampiro più giovane lo uccide e ne prende la corona. E basta. Non vede altro. No. Interessante questa cosa. Sì. Quindi al momento, Gastone, sei l'unico che ha visto qualcosa di diverso. Melvin, manchi solo più tu. Ma io non ci arrivo nemmeno al telescopio. Lo prendo. Quanto pesa con l'armatura? Ce la faccio con forza, forza qui 13. Allora, il telescopio è grande. È molto grande il telescopio, ragazzi. Quindi da trasportare non sarà così semplice, ma è trasportabile. Volevo trasportare Melvin al telescopio. Ah, scusami. No, ce la faccio a prenderlo con forza 13. No, ma vabbè, a parte gli scherzi, ma ci arrivo comunque a vedere. Sì. No, allora, quello che potresti fare è abbassarlo per vedere qualcosa. Ma non vorrei toccare. Allora, prendo la poltrona. Vado alla poltrona. Ma potevi metterti per terra a quattro zampe? Io ti Ma certo, ma ti sembra che un elfo si abbassi a tanto? Vado verso la poltrona, quella poltrona che c'è nell'angolo. Sì. Ok. E come la porti? La trasci? Prima di trascinare, consunta ha un cuscino, un qualcosa? Sì, ha un cuscino, sì. Ok, lo sollevo prima di spostarla, se c'è qualcosa sotto. Una pianta carnivora esce da sotto. Inception, no, non c'è niente dentro. Niente. Allora, ok, rimetto a posto, la sposto e la metto come predellino per far salire Melvin. Melvin si prepara a fare un discorso perché sale sopra sale sopra la poltrona, infili l'occhio dentro e incominci anche tu a vedere questa scena di questo vampiro anziano, il vampiro giovane, ma non vedi nient'altro, vedi le stesse scene che hanno visto Gunther e i tuoi compagni. Ma dato che ci sono, provo a muovere un po' il telescopio a sto punto per vedere se vedo qualcos'altro. Sì. Appena lo muove io faccio no, fermo. Lo blocchi o no? No, immagino che poi ormai l'abbia mosso. Ma poi è anziano, ci mette un sacco di tempo. E poi sono anziano, esatto. Allora, lo incominci a muovere e praticamente per un attimo questa scena ti scompare e il telescopio si sposta su quello che è forse un'altra stella di un altro colore, non verde come la precedente, ma viola. Alcuni istanti e un'altra immagine vedi che si materializza. Un altro vampiro, un qualcosa con un cappello alquanto strano, tutto colorato, di multicolore, sta danzando e in un qualche modo sta mangiando qualcosa. E li cola tutto il sangue nella bocca. Vedi che li cola il sangue. E poi questa immagine, così come è apparsa, scompare. Racconto la cosa al resto del gruppo e dico... È un po' strano come telescopio. Io da noi nessuno l'aveva. Forse mio zio Filiberto Oberlock ce l'aveva. Però spostandolo si vedono altre immagini. Non riesco a capire. Sembrano dei ricordi. Potrebbero essere ricordi della persona, del vampiro che stiamo andando ad affrontare. Potrebbero aiutarci a capire meglio se ha dei punti deboli. Domanda, Master of Masters, questo tizio col cappello colorato mi ricorda un po' il tizio che era a fianco al Lord Demetrius prima? No, quello accanto al Lord Demetrius aveva un abito stile arlecchino. Ok, ma non è il cappello? No. Ok. Assolutamente.
Quindi dico gli altri se volete. Allora guardiamo e cambiamo l'azione. Posso però dirvi che stiamo guardando i ricordi di qualcun altro, al di là che questa cosa mi mette totalmente in difficoltà perché non mi piace, non vorrei perdere tutta la mia vita qua dentro, il tempo passa diversamente, abbiamo capito. Sì, è più che altro prima che la magione se ne vada. Gastone, descrivimi solo un pochino meglio questa donna che ti è apparsa. Sei l'unico che l'ha vista, è strano. Sì, un dettaglio io gliela descrivo, appunto, dimmi Andrea se devi aggiungere qualcosa, ma di base con i ricci. È comunque sia una donna con un viso molto bianco, con dei capelli abbastanza rigonfi, un po' stile cofana, sai? Molto lunghi, con questi abiti eleganti, sfarzosi, ma un po' consunti, che piangeva e quindi tutto il trucco le colava sopra questa faccia bianca. Ma poteva ricordarmi un po' quella che abbiamo ucciso brutalmente? Ci pensi per un attimo, ma no, non assomiglia alla persona. Sembra quasi una specie di matrona, una nobile. Sì, è qualcosa del genere, assomiglia molto a una matrona, una nobile decaduta. Cioè, almeno questo è quello lì che vede Gastone. E sembra, sì, certo, ovviamente mi baso su quello che mi descrive. Hai notato per caso se c'era della somiglianza tra questa figura e una delle altre due presenti in questa visione? Fai un tiro su intelligenza? Vai, allora. Aspetta, ti mettiamo a fianco una con l'altra e poi ti facciamo... Allora, ho fatto 3, io ho intelligenza 10, quindi direi di sì. Aspetta, direi di sì. Se non c'è un malus. Certo che ci sono i malus. Cominci a pensare, perché con intelligenza 10 non è che sei un... Vorrei ricordartelo. infatti, non è che tu sia una scema. Cominci a pensare e per un attimo hai come l'idea che gli zigomi siano molto somiglianti, ma solo per un attimo, per un istante, non ne sei sicuro. Sei lì che provi a fare il morphing fra le due facce e... A quale delle due altre figure? A quello lì giovane. A quello giovane che ha preso il posto? Sì. Ok. Potrebbero essere, non so, o la mamma o un parente, qualcuno. Qual è la parentela? Ma i vampiri possono avere dei figli, a parte quelli di sangue, appunto. Io non lo so, ma secondo me questo cambia ben poco. Dovremmo, secondo me, proseguire. Sì, sono d'accordo. Questo secondo me invece è molto interessante. Sì, ma infatti, guarda, lo sto mettendo nello zaino, lo piego, lo smonto il treppiede e lo ficco nello zaino. Allora, il treppiede e basta o tutto? No, io voglio il treppiede, chi se ne frega. A meno che è tempestato i diamanti e... Allora, diamanti no, ma c'è ora argento tutto il telescopio. Tutto quello che ci sta nello zaino, ben venga, se no lascio quella parte meno di valore che secondo me è ovviamente... Allora, considera che lo puoi trasportare, ma sarai molto più peso del solito. Allora, facciamo così, ragazzi, io smonto il treppiede, lo lascio lì e la parte sopra la fico nello zaino, così non sono rallentato. Vabbè, qualcosa varrà, insomma. Sì. Anche solo per far vedere cos'è un telescopio agli orfanelli. Beh, in realtà il treppiede passo, tieni, gli do un sacco grande, tanto è già lento, quindi sì, è vero. Caro amico Melvin, ora che stai un pochino meglio, ti vedo un po' più col colorito un po' più roseo, che dici di dare un'occhiata a quello che c'è qui dentro? Avanziamo, quindi direi che avanziamo oltre cos'è, un'altra arcata, immagino. Sì, c'è qualcuno che ha la torcia? C'era la torcia di... C'è quella accesa, di passo, sì, che ha... Di Bitorzolo. Ok, passo lungo. Ok, Bitorzolo si affaccia e vedete che davanti a voi c'è una grossa area, molto pulita, completamente linda. Non c'è tracce in terra di residui... niente, è proprio completamente pulita. È un corridoio che svolta a sinistra, a destra e verso l'alto. Guntael, sì, dimmi. Tu avevi trovato delle carte nella stanza della principessa? Certamente. Ce n'era una che indicava... Sì, stavo giusto pensando a quello, Melvin. Sì?
le tiro, sì. Prendo lo zaino, le tiro fuori, srotolo quello che era della carta con la mappa. Questa mappa, vedi che indica in maniera abbastanza posticcia una sorta di piccolo scheletro di questo secondo piano, e c'è una X nella parte destra. Quindi cosa, a parte la X c'era scritto qualcos'altro? No, c'era scritto solo il cuore. Il cuore, ah ok, c'era scritto il cuore e la X, ok, va bene. Mi sembra già. Direi che allora andiamo lì. Che non è una brutta informazione. La vostra torcia illumina davanti, dietro, di lato, e vedete che davanti a voi, oltre ai 6 metri, ci sono delle porte, sia a destra e a sinistra. Nella parte destra del corridoio, in fondo al corridoio, c'è un'altra porta. E nella parte sinistra non c'è assolutamente niente. La cosa che vi colpisce, appunto, è la pulizia di quest'area, molto 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 pulita, è alquanto particolare rispetto allo sporco che avete visto fino ad ora. Qui ci abita gente importante, non lo so, vediamo. Che dite, andiamo attirati da questa X? Direi. Se davvero è il cuore, mi sono già spostato. Cioè, Melbim è già lì alla porta. Vorrei farvelo notare. Se davvero è il cuore di questo vampiro, forse è la nostra unica possibilità per sconfiggerlo davvero. Però perché il cuore dovrebbe essere da una parte diversa del corpo? Perché così, se lo ammazzi, non lo ammazzi davvero, lo devi inseguire, come la tipa che abbiamo bruciato. Però sembrerebbe che in realtà i vampiri abbiano bisogno comunque di avere le cose al loro posto. Cedric, perché la sua amata gliel'ha rubato e gliel'ha interrato lì. Ma che me frega, maledizione, è un vampiro, mi fa schifo. Cedric Van Helsing, cosa vuoi? Signori, male che vada, pugnagliamo a morte un cuore, non succederà nulla. Mi piace, Gunther, quando pensi così. Ci sta, però potrebbe non essere un cuore, potrebbe essere qualcosa che lui apprezza tantissimo. Magari è di rubino. Anche se lui è estremamente importante. Anche se il suo cuore lo apprezzerà tantissimo. Sì, va bene. Però... E vai, se fossero Melvin. 7? Vorrei ricordarvi che... Il tempo passa. No, il tempo passa, e che il cuore di un vampiro è comunque sia... il modo con cui resuscitano dopo che sono stati uccisi, quindi... specie di, come un po' il filatterio per i lici. Infatti, uccidere il cuore vorrebbe dire uccidere definitivamente il vampiro quando lo ucciderete. Certo, beh sì, non è che lo uccide. Quindi direi che... No, non è che uccidendo il cuore muore. No, certo. Non è Davy Jones della situazione. No, però non può più tornare in vita. La porta è chiusa o ha bisogno, ha bisogno dell'intervento di una mano di un certo tipo. Bisogna saper apprezzare le porte. E cosa fai? La provi a aprire la porta? O... No, vabbè, prima, ovviamente guardo se è chiusa, però se ci fosse mezza trappola, un occhietto ce lo dova. Ok, guardiamo così. Già che ci siamo. Infatti, visto che tutti vedono i miei dadi, i miei tiri di dado... Ma sta tranquillo, sono piccoli e non li vediamo. Sì, in realtà io non ci sono assolutamente nulla. Ci fai uno zoom così, io sulla finestra non riesco a vedere. Sì, la prossima volta le metto più grandi, dai. Tiri il dado quello così. il dado peluche. No, allargo lo schermo, tanto la mia faccia basta che sia piccola. Assolutamente. Aprite. Non sembra che ci siano trappole. Quindi spingi la porta o lo apri in maniera violenta? Ovviamente no, ma che violento, ma ti sembra? Sono un ladro professionista. Piano piano butto un occhio e poi se non vedo niente io di letale. Butti un occhio e ti affacci e non ti sembra di vedere nulla, anche se hai subito l'impressione che la stanza sia in un qualche modo circolare, perché sulla parte destra comincia a curvare. Stiamo molto 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 attenti, perché se questa stanza conserva davvero il cuore del signore di questo posto, chissà quali trabocchetti ci aspetteranno. Entriamo. Apri. Sì. Perfetto. Vai. Apri. La stanza, come vedete, è una stanza semicircolare. Al centro della stanza, quello che sembra un enorme planetario, un grandissimo modello, di questo planetario, che si muove lentamente,
e è fatto di gemme preziosi, cavi d'oro e una grossa lampada al centro che sembra simulare quella che è la stella, che è la stella principale che illumina questo sistema. Io per un attimo fugace penso di avere un ricordo di un antenato, mi giro verso allora, Melvin allora, e dico Melvin, toccare nulla. Fai un tiro su saggezza, Gunther, guardiamo. Faccio un po', vai, ti concedo Gunther il primo sciocco di un tuc, esatto, vai. Tieni quelle mani a posto. 7 su 14. Ok, hai un attimo, è come se tu avessi un déjà vu, eh? Per un attimo ricordi questo planetario che si sgretola su se stesso, e proprio sai, è come se tu te lo fossi sognato, che tu l'avessi visto un tempo e sì. Dopo, così. Allora, guardo il planetario, guardo Melvin, riguardo il planetario, fermo. E io guardo i pianeti, non so come mai. Non ti muovere, non fare nulla di avventato. Adesso che siete vicini, chi è vicino al planetario vede che questa sorta di lampada che emette questa luce potente ha una forma alquanto conosciuta, che è un icosaedro molto molto brillante, e i pianeti, ognuno di loro ha un suo asse e si muove in maniera molto lenta, e sono tutti di varie dimensioni. Dalla parte opposta della stanza, dell'ingresso, invece, c'è un grandissimo, infatti c'è Gunther che è lì, c'è un grosso tomo su un piedistallo rilegato in pelle, alquanto pesante, lo vedi, e è chiuso. Mi giro verso Cedric, gli faccio cenno, vieni un po' qui, sei qualcosa infatti, di interessante. Mi avvicino e guardo e dico, sai che, e tiro fuori dallo zaino tutti gli averi che mi sono comparsi nella cesta del mio bisnonno. E tra questi ci sono dei vecchi fogli ingialliti molto grandi che cercando quindi apri. Sì. Allora, fammi una prova di intelligenza, dai. Perché il libro anche l'iniziativa. Il libro ci sta sempre. Il libro, nostro dei mostri. 8. E io ho 14. Sì, cominci a sfogliare, tre cose ti colpiscono abbastanza. Primo, che ogni pagina che giri, perché tu stai cercando il puzzle da inserire, ma nel mentre osservi anche sì, ovviamente, che cosa c'è scritto, e la scrittura sembra fatta in lingue sempre diverse. Ogni pagina corrisponde ad una lingua diversa, come se ci fossero tantissime lingue al suo interno, ma noti che è la stessa mano che ha scritto tutte, perché la grafia, anche se la lingua è diversa, è molto molto similare. Girando trovi a un certo punto, quante pagine hai? 3 pagine mi sembra. Tre pagine. Girando cominci e trovi la prima pagina mancante, che vedi che combacia, solo che il tuo pezzo di carta è più giallo rispetto alla fattura del libro. Ok, vedi, appunto, deve essere invecchiato di più rispetto a... Beh, sì, è evidente ormai che qui il tempo passa in modo diverso, molto più. Potrebbe essere che i nostri avi siano in realtà ancora qua dentro. Oddio, non ci avevo pensato. Come dei fantasmi o come dei servitori non morti. Non credo di volermi sarebbe trovare mio padre tanto fantasma. Sì, decisamente. Cosa c'è scritto su questo libro? Vediamo, che riusciamo a capire qualcosa di queste lingue. Avete qualche incantesimo che lo potrebbe fare? Allora, io cerco di capire in realtà se questo libro è magico. Allora, magico. Perché io ho lettura del magico. Sì, che cosa significa? Allora, lettura del magico è un incantesimo da lanciare.
e così spiego anche alle persone: nel caso in cui tu lo lanciassi sul libro, tu sarai in grado di leggere tutto il libro anche a posteriori, non solo per la durata dell'incantesimo. È come se in qualche modo ti tu apprendessi il linguaggio con cui è scritto. Ok, ci guardiamo un attimo e usiamo solo uno dei due. Sì, sì, se vuoi. Così se ce ne vuoi tu? Sì, sì, tranquillo. Va bene. Che mi sembra di non aver fatto ancora molto per questo gruppo. Hai già fatto molto, fatto già non ti preoccupare. Tantissimo. Oh, grazie. Poi alla tua età. Quanto siete falsi. Tu sei il perno su cui gira il gruppo. Gli elfi non sono mai falsi. Mai. Ok. Lanci lettura del magico. Magico. Allora, innanzitutto ti rendi conto che è come se tu in un qualche modo incominciassi a capire che cosa c'è scritto sopra. Le lingue sono lingue diciamo non terrestri, se così si può chiamare in un'ambientazione fantasy, sappiano cos'è il concetto di terra, ma sono lingue aliene, simbologie e tutto il resto. E bene o male, per citare Umiko, è come se fosse una stele di Rosetta. Ci sono tutte le spiegazioni per poter conversare con innumerevoli razze aliene. Anche il documento che te hai in mano, che hai strappato, il documento strappato, che era strappato da tuo nonno, scusami, praticamente recita quello che è una metodologia per poter parlare e comunicare con queste razze aliene, qualcosa che di enorme valore, perché innanzitutto si parla di queste razze aliene come se fossero presenti, e per te è una cosa alquanto nuova. Non avevi mai pensato che potesse esistere qualcosa di extraterrestre. E secondo, ci sono praticamente appunti anche di quella che è una persona che proviene da un altro mondo, quindi da un mondo esterno, che comunica l'avvenimento di certi eventi al Re Sanguinario. È come se fosse una sorta di diario. Tal dettaglio ha detto al Re Sanguinario che accadrà un'eclissi. Tutto temporizzato, con date e nozioni certe. E una cosa vedi, che c'è la data di oggi. Ah, leggo cosa c'è scritto sotto. Eclissi di sole. La morte è giunta. Per nulla inquietante. Questo libro io lo devo avere. Sarebbe un oggetto importantissimo per qualunque cosa. Tu, mentre leggi, ce lo leggi ad alta voce? Sì, leggo ad alta voce, okay. Vi spiego un paio di robe e sono estasiato da tutto quello che sto comprendendo. E, appunto, dico, questo potrebbe proiettare l'umanità o comunque il nostro mondo avanti di centinaia di anni di competenza. Persino l'elfo, che di solito non reagisce in maniera così vistosa, ha proprio gli occhietti che gli brillano, è entusiasta di questa scoperta. La questione sarebbe solamente riuscire a capire dove trovare questi queste persone, questi abitatori di mondi esterni. Magari ci saranno degli ospiti qua, non so. Io osservo il planetario mentre loro discutono su questa cosa. Sì. Sì. Vai, lasciamo agire Gastone. Infatti, mentre tu osservi Gastone planetario, che cosa vuoi vedere esattamente? Ma ci sono questi... Intanto se cosa c'è di più di valore, ovviamente, perché... Se... Allora... No, dimmi. No, e poi mi avvicino, controllo, cerco di capire come sono fatti, se c'è una leva, qualcosa per far girare tutta sta roba, se si muovono da soli, insomma. Perfetto. E
cominci a guardare e innanzitutto vedi che queste sfere di varie dimensioni che si muovono su questi bracci in un qualche modo sembrano preziose, eh? Sembra qualcosa insomma, abbastanza importante, ma sono fatti di minerali che tu non hai mai visto. E comunque la stella, quella che sembra più importante, è l'isocaedro, al centro. È più luminoso, ma non solo è più luminoso, sembra fatto di un minerale, di un materiale che risplenda quasi di luce propria, in un qualche modo che sia molto molto prezioso. L'unica cosa, mentre osservi, ti sembra di vedere sulla sua superficie forse è quello che è una serratura, qualcosa del genere. Noi stiamo ancora discutendo, credo. Stiamo a parlare. Melvin, cosa fai? Mi sono quasi dimenticato di... Ma a me hanno detto di non toccare niente, quindi... Io verso uno scotch. Sì, esatto. Iniziamo a discutere, no? Di massimi verso, sistemi. Verso uno scotch. L'hai voluta tu. No, vado dietro Gassone e gli chiedo... C'è qualcosa che ti sta interessando? Ti vedo molto preso. Sì, perché sai, non voglio insegnare astronomia ai... Ma no, che cosa sto dicendo? Non sono in grado di insegnare astronomia a nessuno. Però questo isocaedro mi stupisce tantissimo. Icosaedro, sì. Vedi, ma, appunto, ma è normale, mica lo sa. Non sa né l'astronomia né la lingua. Ragazzi, cioè, ha dei limiti. Lui non ha potuto studiare umano, per quello che porta le monete agli orfanelli. E ma quindi... quale? Questo? E dicendolo lo prendo e lo stacco dall'astrolabio. No! No, dai! È quello, sì. Sì, effettivamente era proprio quello. Allora, tirando i 4. Arriva, Oddio, mi è scomparso. Eccolo qua. 2. Non lo so, io ti è andata di lusso. Stacchi l'isocaedro, e la stella, cioè questa figura, scusami, no, non la stella, continua a illuminarsi anche se staccata dove si trova, e per un attimo tutti voi nella stanza, fatemi un tiro salvezza contro paralisi. Oh, mannaggia. Superato. Superato. Sì, è superato. 10 su 11. Quindi fallito. No. Fallito. quindi fallito. No, ma c'è, cioè, quello, cioè... Di uno. Allora, praticamente sentite delle grida provenire tutto intorno a voi in maniera brutale, urla di terrore, in lingue che non conoscete. Solo tu, Yamone, Cedric, hai l'impressione che pronunciano termini che forse hai appena letto, ma non sei sicuro. Hai solo per un attimo questa impressione, e secondo me c'è anche qualche moccolo nel mezzo. Beh, parolacce, bestemmioni. Sì. Sì? Le mani dovete... Beep. Aspetta, ridi le mani, per favore, che c'ho il suono giusto. Ridi le mani. Beep. E... proprio hai questa... E pochi istanti dopo, mentre... voi siete così, allora chi ha fallito il tiro di salvezza è come se fosse pietrificato, ma non lo è sorpreso, è lì un attimo paralizzato da questo terrore, angosciato perché queste grida sono enormi, sono continue, sono... Del resto è abituato a rimanere fermo a guardare i cantieri, e Cedric è vecchio, è paralizzato, è perfetto. Sì, dimmi cosa fai. No, niente, io non faccio nulla perché sono paralizzato. Metti solo le braccia così dietro. Esatto. E anche
E chi è che c'ha il gastone te chi ha in mano l'icosaedro? C'è la Melby. No, no, l'ha preso Melby. No, 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 no. Io l'ho staccato e te l'ho dato in mano. A sto punto io lo guardo. C'hai tu in mano con l'icosaedro? Io lo metto in tasca. Io guardo Cedric, lo vedo un attimo, come dire, sbaccalito. Lì, ma anche Passolento è devastato. Non mi giro neanche. E anche se so che probabilmente non mi starei capendo perché sei un attimino preso da quello che sta succedendo, dico, ecco perché non bisogna mai portare un halfling in una cristalleria. Ma adesso guarda, non ha rotto come niente. Non ho dubbi proprio. Buntail, come tu pronunci questa frase, l'intero sistema planetario collassa su se stesso. Brum, messo a termine, sai? Brum, gassa in terra e produce un rumore violentissimo. È come se tutta la terra tremasse. E solo che effettivamente tutta la terra sta tremando. L'intero piano comincia a tremare. Le pareti cominciano a sobbalzare e alcuni calcinacci li colpiscono alla testa. Chi aveva fallito il tiro salvezza è come se si rivestasse. Peccato da un cacciapocchio. Ma cosa sta succedendo? Usciamo da questa stanza. L'Afling non ha messo le mani nel... pezzi di soffitto cominciano a cascare. Spum. Il terreno comincia, sentite che il pavimento comincia in qualche modo a squarciarsi. Usciamo da questa stanza. Prendi cosa avete in mano, cos'è quella roba? È quello che avete preso, che avete toccato? No, io in tasca, non c'è più. Quella roba nel sacchettino più. In tasca. Ecco, sì, ora è in tasca dentro lo zaino. Dentro lo zaino, al sicuro. Cioè, tipo è una roba così che esce fuori del coso. Sì, è abbastanza grosso. Cioè, in tasca ti esce praticamente. Sì, sì. Ehi, sono felice di vedere il mio amico Melvin. Cedric, prendiamo questo libro. Portiamolo fuori. E lo abbraccio insieme. E inizio a portarlo. Ti do una mano, portiamolo fuori insieme. Sì. È grosso. È mio. Fate il mio tesoro. Ho già sentita questa cosa. Fate tutti un contromorte. Conta sempre benissimo. Di bene in meno. Allora, per me... 19 17 14 si sì, è superato per passo, ho fatto 11, che quindi non mi ricordo se è Bitorzolo 7, credo che non l'abbia superato. Allora chi ha superato prende un punto ferita, chi non lo ha superato 3. Okay. Perché i calcinacci incominciano a cadere in maniera sempre più continua, ti colpiscono in testa e ti procurano delle ferite con del sangue che comincia a colare dai vostri corpi. E vorrei ricordarvi che sanguinare in un maniero pieno di vampiri non è molto è un po' come sanguinare in mezzo a un mare di squali. Assolutamente, presta poco lo stesso. Okay. E allora, ora io qui vi dico solo che avete solo del tempo prima che l'intera struttura comincia a collassare. Sentite che comincia a tremare, a vibrare, in un qualche modo a succedere qualcosa, perché tutto si sta muovendo. A voi la parola. Vabbè, intanto usciamo quindi dalla stanza, direi, no? Tutti quanti. Ok. Noi col tomo. Sì, sì. Se mi permetti di aiutarti, se non sei ancora dentro la stanza. No, il tomo riesce a infilartelo dentro uno zaino. È grande come uno zaino il tomo. Ok. Allora se va bene, ok. Ti aiuto solo a infilarlo meglio. Sì, sì. Tolgo un paio di sacchi e li do. Ok. Prima di tutto usciamo. Tanto a questo punto non c'è più niente da vedere, direi. E appena usciti fuori dalla stanza i calcinacci quindi cadono anche nel corridoio, dappertutto. Cade dappertutto, assolutamente. E sentite che la struttura è pervasa da queste, come se fossero delle scosse, ma invece che provenire dal sottosuolo sembra che provengano dalla struttura stessa. È un qualcosa. Mi giro rabbioso, davvero rabbioso verso Gastone e Melvin, perché erano loro due vicino. Io non so chi dei due abbia fatto ehi, cosa. Ehi, sei tu che hai letto da quel libro la formula che fa crollare questo posto. E ho detto, e dico,
che cosa diamine avete preso. Vi avevo detto di non toccare nulla. E tu cosa hai letto da quel libro? Magari è un incantesimo. Nulla, che sta buttando nulla ad alta voce. Cosa hai preso? Stupido chi legge. Esatto, scemo chi legge. Che cosa avete preso? Allora, te lo chiedo per l'ultima volta. Sono molto arrabbiato. Che carino. Un isocaedro. Un iso che? Un parallelepipedo. Senti, sì. Senti, un Melby mi ha passato una pietra preziosa. Poi se vuoi la dividiamo. Quello è il cuore. Non me. È palesemente una pietra preziosa. Sciocchi. Si è fatto crollare tutto quanto. Quindi cos'è il ci cuore del vampiro? Di più. Non lo so. È un dado a 20 facce, vorrei ricordare. Certo. Per chi non lo conosce, no, perché noi lo sappiamo. Per i nostri ospiti. Tira fuori quella dannata roba e fai vedere che cos'è. Vabbè, perdiamo tempo mentre crolla tutto. Tiro fuori questa cosa, guarda. Anzi, ti apro lo zaino, vedi? È questo. Perfetto, fate un altro tiro salvezza contro morte. Fatti i cazzi tuoi, elfo maledetto. Superato di poco. Superato. Superato. Poco. 7. 13, bitorzolo. Ok. 13 è superato. Allora, chi ha superato prende 2 punti ferita, chi non ha superato 4. Azzi. Aia. Okay. Ah. Ma dalla caduta di cose o caduta di cose cadono in testa. No, questo posto okay. Sta crollando. A me si sta per spezzare una gamba o sono a 4 punti ferita. Ok, adesso aspetta che cambio. Vai, ti ragione barre, vai, esatto, bravo. Vai, tira, bam. Vai. Prego, andiamoci in questo posto. Già, esatto, già che abbiamo preso i calcinacci in testa, che ho visto invece questo icosaedro, che cosa vedo? Visto che lo vedo per la prima volta. Lo vedi che ha una luce propria, mentre lui abbassa le barre e ti cascano calcinacci in testa, il miglior luogo dove guardare il icosaedro. Ha una luce propria, ha 20 facce e ha una piccola serratura su praticamente nel mezzo, su una faccia. Beh, visto cosa sta succedendo, deve essere questo il cuore. Per forza. È l'anima pulsante di questa magione. Togliendola, probabilmente avete scatenato il finimondo. Allora, serratura, scusami. Serratura sì. Di quelle tipo impossibili. È una serratura che penso di poter aprire. Devi provarci per capire se riesci ad aprirla. È una serratura? Dall'esterno sembra serratura. No, non è un cryptex. Dai, mettiamola così. Okay. Esatto. Melvin, proteggimi col tuo scudo e mi metto per la serratura. Va bene, lo proteggo con lo scudo. Cedric, mettiti il tomo sopra. Ricordami quanto c'hai. Allora, per aprire serrature? Scassinare 35. Cominci a toccare e comunque sia, vedi che ti si apre. Fatemi un tiro salvezza tutti contro morte. Superata la grandissima. Oh, prima o poi andrà male. Esatto, infatti io aspetto solo quello. 16. 17 superato. Aspetta, che lo faccio anche per 7. Avevo 6. Per lo sfigo. Lo sfigolo no. Per il momento è quello che si piglia la sfiga è Bitorzo. Io però questo round ne passo, abbiamo fatto nulla di strano. Ok, invece Bitorzo l'ha fatto 5. Beh, ragazzi, sotto la scusa. Cedric l'hai superato o no? Sì. Okay, 14 perché, ho fatto perché ti è andata bene, perché per chi non lo supera i punti ferita sono 6, per chi lo supera i punti ferita sono 3. Il terreno comincia a squarciarsi violentemente, tutta la struttura è stabile. Te hai appena aperto il cuore di quello che è il re sanguinario. Qualcosa al suo interno è rosso, con del sangue pulsante che irradia una luce incredibile. E ora ti è chiaro che cosa sta illuminando l'isocaedro. E tutum, tutum, vedi che tutum batte continuamente e tutta la struttura si muove. Hai un pugnale vicino? O di meglio. Fai quel che devi. Certo, paletti. Paletti è qua santa. Paletti acqua santa, cioè tu metti paletto, prendiamo l'acqua santa e io mettiamo anche due cosario. Perfetto. Allora, mentre tu prendi paletti, mentre tu prendi paletti che le conficchi in quello che è il cuore, presumibilmente del re sanguinario,
Guntel ci getta sopra l'acqua santa. Chi altro c'ha l'acqua santa? Io. Ok. Io anche l'aglio. Ok. Un po' di brodino, insomma. Fate un po' di brodo, ci buttate. Il cuore in parte incomincia a bruciare e incomincia a sfibrarsi, sfaldarsi. Sta diventando polvere. Un grosso grido viene dal nord-ovest, da una stanza non molto lontana da voi. Il problema è che nello stesso tempo l'intera struttura collassa su se stessa con voi, come se finisse in un buco nero. Tutti venite risucchiati da qualcosa che piano piano vi comprime, vi spreme, vi strizza e, ahimè, comparite in un posto dove non potrete mai fare ritorno. Mi dispiace, ma vi siete appena uccisi, distrutti. In realtà però la missione è compiuta. È stata compiuta. Bastava saltare di sotto e scappare. Avevamo più a cuore la fine del terre sanguinario. Cedric, ma... Esatto. Nel posto in cui siamo ora, siamo in un posto. No, siete morti? Sì. Siamo diventati nulla. Siamo implosi. Ti faccio un disegno, Cedric. Un presente pennello nero, no? Perché se fossimo tipo nell'etere io leggerei praticamente il maniero, praticamente si collassa su se stesso. E in un qualche modo è come se si aprisse un buco nero e la materia si collassasse su se stessa. Meno male che abbiamo fatto anche fuggire i prigionieri. Così. Io vorrei un rallenti però di questa cosa di Gastone che si gira verso Gunther, Gunther che gli fa: Gastone, fai quella cosa, e che gli pianto i paletti con quasi uno sguardo d'amore per un elfo. Per una volta. Allora vi lascio un flashback a tutti, una possibilità di descrivere l'azione dal vostro punto di vista. Vai, visto che hai iniziato, Gastone. Allora io tutto molto lentamente guardo Gunther e gli sorrido, per una volta non sprezzante ma conscio della fine che stiamo facendo, e so che dietro c'è un vecchio che è un vecchio giovane e davanti mi sta proteggendo col suo scudo il mio caro amico. Ma nonostante questo guardo non sprezzante l'elfo, sorrido tipo ok, so quello che sto facendo, e pianto il paletto all'acqua santa su. E questa è l'ultima cosa, e sorridendo chiudo gli occhi. Io in realtà in questo momento sono nella fase più debole della mia vita. Sono rimasto con un singolo punto ferita dopo che un calcinaccio mi ha colpito, e il peso del libro e di tutta la conoscenza mi sta schiacciando praticamente contro questa implosione, e resto allibito e inerme a quello che sta succedendo, poiché è una cosa forse troppo grande per me. Mentre Melvin sta reggendo lo scudo sulla sua testa di modo da coprire il suo compagno Gastone, alza la testa, mentre Gastone alza la testa e sogghigna sicuro di quello che sta facendo, lo sguardo, quello un po' perso, un po' bonario dell'Halfling, si tramuta per un attimo in uno sguardo di consapevolezza e gli dico a Gastone: li abbiamo vendicati alla fin fine, ce l'abbiamo fatta dove i nostri avi non erano arrivati. Guntael. I primi pensieri sono insulti, subito. Ma non li esterno, perché non appena mi rendo conto che anche per un elfo la vita può essere breve e che ci sono probabilmente cose più importanti del vivere secoli e secoli senza compiere delle imprese, riesco a perdonare quasi anche la mano lesta e poco incline alla disciplina dell'Halfling. Riesco a perdonare l'umanità nel suo completo essere del ladro di Gastone, e provo un po' di compassione per il vecchio giovane che stava morendo prima ancora che
potesse vedere che cosa stavamo per compiere. E quindi dico la frase appunto a Gastone: fai quella cosa, e lo aiuto ovviamente nel farla, versando anche l'acqua santa direttamente sul cuore, consapevole che questa sarà l'ultima cosa che il mio corpo molto giovane da elfo farà nella sua vita, ma avendo vendicato, come ha detto Melvin, i nostri antenati. E tutto intorno il buco nero in un qualche modo si porta con sé l'intero maniaro, che collassa su se stesso e scompare non tanto all'interno della terra, ma scompare e dopodiché viene traslato da qualche parte nello spazio. E la vostra morte sarà raccontata sicuramente per secoli e secoli, perché in un qualche modo il maniero del re sanguinario non tornerà mai più sulla terra, e voi sarete ricordati come gli ultimi che entrarono e bloccarono quello che era una triste usanza che si ripeteva oramai da secoli. I paesani salvati dalle lingue del re riuscirono a tornare dalle loro famiglie e si dedicarono per tutta la loro vita alla crescita degli orfanelli che tanto Gastone aveva a cuore. Nel centro della piazza, distante la casa degli orfanelli, venne eretta una statua raffigurante i quattro eroi che spezzarono la maledizione, sconfiggendo il re sanguinario a costo della loro stessa vita. Sentirsi il mago, Gunther e l'elfe, Gastone e Nathan, Melvin Lightning. Grazie al loro sacrificio, un giorno, proprio uno di quegli orfanelli sarebbe diventato un famoso eroe, capace di imprese incredibili e riconosciuto in tutti i regni. Una storia che forse un giorno vi racconteremo.